Gli agenti della polizia della città metropolitana di Napoli hanno sequestrato questa mattina nel territorio del comune di Caivano un'area di circa 20.000 metri quadrati ridotta a discarica di rifiuti pericolosi e amianto. All'interno dell'area insistono due capannoni di circa 4.000 metri quadrati ciascuno. In quello prospiciente la strada, comunicano gli agenti di Piazza Matteotti agli ordini del comandante Lucia Area, sono presenti rifiuti misti contenenti amianto e scarti di lavorazione delle attività precedentemente svolta, mentre in quello retrostante sono stati rinvenuti circa 20.000 metri cubi di scorie derivanti dai processi di fusione dell'alluminio. La copertura di quest'ultimo fabbricato, pari per l'appunto a circa 3.500 metri quadrati, sarebbe costituita interamente da amianto in cattivo stato manutentivo, scheggiato e quindi pericoloso per la salute. L'amianto sgretolatosi dalla copertura è altresì presente su tutto il piazzale. Su di un veicolo parcheggiato all'interno dell'area sono presenti inoltre numerosi fusti, il cui contenuto sarà oggetto di analisi da parte dell'ARPAC. Al vaglio degli inquirenti, coordinati dal procuratore di Napoli Nord, Francesco Greco, e dal sostituto Giovanni Corona, c'è l'ipotesi di disastro ambientale, così come prevista dalla legge 68/2015. Siamo di fronte a una vera e propria bomba ecologica, abbiamo anche probabilmente una gestione illecita di rifiuti e abbandono illecito di rifiuti. C'è adesso anche bisogna... possibilità per le falde acquifere? Decisamente sì, perché i tombini sono tutti scoperchiati in quanto c'è stato il furto anche del ferro evidentemente, e sotto c'è, vediamo, rifiuti all'interno delle reti fognarie e quindi naturalmente anche delle falde. Tutto questo in prossimità di case e in prossimità, tra l'altro sta nascendo un centro residenziale e mi domando come si può avere una bomba ecologica a pochi metri da un centro abitato e non rendersene conto da parte di chi in realtà dovrebbe. Si tratta di reati che, se fatti propri dall'autorità giudiziaria all'esito del procedimento, prevedono pene detentive fino a 15 anni di reclusione. L'operazione, ha affermato il sindaco metropolitano Luigi De Magistris, è il frutto dell'indagine della Polizia Metropolitana svolta in collaborazione con le procure, con cui è stato recentemente anche sottoscritto un protocollo d'intesa per mettere in campo una forte azione di contrasto ai reati ambientali in quella che è tristemente definita la terra dei fuochi, che noi vogliamo invece torni ad essere una terra in cui sia garantito il primario diritto alla salute a tutti i cittadini.